Questi 750 miliardi complessivi, di cui però l'Italia sarà il paese che potrà godere della principale parte, sono una grande occasione e quindi il piano di resilienza, anzi di ripresa e resilienza del Veneto, che prevede oltre 150 progetti, deve essere profondamente innestato dentro a quelle che sono le linee guida dell'Europa, per cui al rafforzamento della capacità di rispondere a shock, e shock, diciamo, ne stiamo vivendo uno di importante, purtroppo il più importante da decenni a questa parte, proprio in questi mesi, alla transizione verde-digitale, al sostegno dell'occupazione e degli investimenti. Questa è una grandissima opportunità anche per la nostra regione, perché l'occasione di avere risorse rilevantissime per costruire finalmente la transizione verde, la transizione digitale e la transizione energetica per la nostra regione è un'opportunità che non possiamo assolutamente permetterci di perdere. Anche perché, e questo ci veniva detto, se non ricordo male, anche nella prima seduta di questo Consiglio in cui ci siamo trovati a votare le linee programmatiche, il 2020 per il Veneto è stato ancora più difficile per alcuni versi rispetto al resto del paese sul piano economico, ma per un motivo molto semplice ed è la tipologia di economia che ha il Veneto. Il Veneto è una delle regioni d'Italia con il più basso tasso di economia pubblica, se mi passate l'espressione, o comunque di economia generata dallo Stato rispetto a tutte le altre. E quindi faccio due esempi classici: se pensate a cosa ha significato per il comparto del turismo, ma anche per il comparto dell'industria e della piccola impresa veneta quest'anno, capiamo perché il PIL pro capite in Veneto era andato, come mi sono evidenziato perché mi aveva colpito profondamente, il PIL pro capite nel 2020 viene ipotizzato pari a 31.028 euro, con una riduzione di circa 2.800 euro rispetto al 2019. Cioè, in pratica è il 10% delle risorse di cui le persone hanno possibilità di utilizzare. E quindi siamo davanti veramente a una stagione di straordinaria difficoltà. Noi abbiamo provato sul DEF a lavorare, o meglio, sulla nota di aggiornamento, come vedrete, con alcune misure, specificando alcuni aspetti che non erano affrontati direttamente e fino in fondo. E perché pensiamo che sia fondamentale che queste missioni intreccino tutti gli aspetti e tutte le tematiche che questa regione si troverà ad affrontare nei prossimi mesi. Grazie.